Ciao a tutte e a tutti, benvenuti e benvenute in questo video della collezione Insegnalo Orienteering. È un videocorso promosso dalla Federazione Italiana Sport Orientamento. Oggi ci occupiamo di andare a vedere quali possono essere delle attività in progressione adatte da svolgere sia nel cortile che nel parco o in un'area verde vicino alla scuola. Queste proposte sono pensate per una fascia di età che va dalla scuola primaria ma che arriva fino alla scuola secondaria sia di primo che di secondo grado e vanno chiaramente modulate dal punto di vista dell'approccio, ma sono esercizi e attività assolutamente validi. Durante il video vi parlerò prima di tutta una serie di proposte che possiamo fare nel cortile, che è chiaramente l'ambiente più familiare e più facile anche da avere a disposizione tutti i giorni per svolgere una semplice attività di orienteering introduttiva. E poi andremo a vedere in un secondo momento quali proposte possono essere adattate e trasferite anche nelle aree verdi circostanti. Chiaramente non sempre è così facile avere a disposizione un parco o una zona verde raggiungibile comodamente a piedi da scuola, per cui partiamo dal cortile che è sicuramente la prima proposta sempre valida e disponibile in qualsiasi ambiente ci si trovi. Prima di cominciare, ricordo soltanto per punti che cosa avremo detto prima. Nella parte di introduzione teorica, sicuramente avremo riportato quali sono le regole dello sport, avremo fatto un focus sulla mappa e su cosa significa orientare la mappa. A partire da questi concetti che non approfondisco qui perché ci sono già state delle altre parti di approfondimento nei video precedenti, e noi possiamo passare alla parte pratica vera e propria. Nella pratica entriamo già dal momento che cominciamo ad osservare con la mappa alla mano quali sono le caratteristiche del cortile, riconoscendo gli oggetti rappresentati e collegandoli ai simboli di riferimento che ritroviamo sulla nostra mappa. L'altra cosa che facciamo è anche l'orientamento e l'orientamento della mappa lo realizziamo attraverso il confronto con i punti di riferimento che per noi sono più facili da individuare a seconda del luogo in cui ci troviamo. Che cosa succede a questo punto? Ho raccolto qui una serie di attività per elenco di titoli, diciamo, che si possono proporre in cortile. Le vediamo adesso una per volta. Partiamo dall'attività di orientamento della mappa, che nella pratica può essere effettivamente un primo esercizio introduttivo. E quando siamo fermi, osserviamo la mappa confrontando i punti di riferimento e cercando di riconoscerli sulla mappa. E quando chiediamo ai ragazzi e alle ragazze di farlo in movimento, significa che magari in coppie o piccoli gruppi diamo istruzione ai ragazzi di muoversi cambiando direzione tante volte e ad ogni cambio di direzione fare attenzione che la mappa rispetti sempre l'orientamento corretto. Questa prima attività che dura pochi minuti però ci può essere molto utile per prendere confidenza con la mappa e avere un primo impatto con i ragazzi e le ragazze, cercare di capire che cosa per loro è più facile o più difficile da comprendere. Che cosa utilizziamo poi per il resto delle attività? Per posare i punti nel cortile, suggerisco l'uso di cartellini plastificati di questo tipo che vedete nella slide, di dimensione 10x10. Questi cartellini, come vedete, riportano un codice numerico. Il codice numerico è l'elemento che ci serve per testimoniare di essere arrivati a quel punto, trascrivendolo a matita o a penna sulla mappa nel cartellino testimone apposito.
questi cartellini, che sono quindi una rappresentazione simbolica delle lanterne, hanno diversi vantaggi. Il primo vantaggio è proprio nella fattibilità, nella realizzazione, nel senso che sono dei materiali che potete davvero crearvi in casa con un costo irrisorio minimo. E l'altro vantaggio è che si prestano bene per l'attività in un ambiente abbastanza piccolo, ristretto o comunque familiare, perché a differenza delle lanterne non sono così visibili e quindi richiedono ai ragazzi e alle ragazze di concentrarsi sulla lettura effettiva della mappa per raggiungere i punti senza essere distratti e o diciamo tentati dal raggiungere i punti perché li si vede già da lontano. Con questi cartellini poi un altro vantaggio è la quantità di tempo che si impiega per posare o per raccogliere i percorsi, che è davvero minima, nel senso che posare il cartellino significa materialmente appoggiarlo a terra nel punto esatto in cui è segnato sulla mappa. Un'operazione che è molto molto veloce, molto più veloce che quella di andare a legare una lanterna o posizionarla con un paletto a terra. Quindi per le attività in cortile e anche per il parco, poi faremo una piccola parentesi su quello, i cartellini possono essere lo strumento ideale. Che cosa prepariamo con questo materiale? Con questo materiale la prima attività che possiamo proporre è una attività a sequenza libera. La sequenza libera si può svolgere in diversi modi. Il primo metodo che vi consiglio di utilizzare, soprattutto se si tratta delle primissime volte, è il svolgere l'attività ai ragazzi a stella e a farfalla. Stella significa che dal triangolo di partenza io individuo un solo punto da raggiungere alla volta, quindi ciascun ragazzo, ciascuna ragazza raggiungerà un solo punto, possibilmente distribuendo ragazzi e ragazze sui punti diversi e quindi diversificando per loro il lavoro e facendo sì che nessuno segua o vada al traino degli altri, ma che ciascuno riesca a ragionare in modo individuale sulla propria mappa. Il vantaggio dell'attività a stella, è che noi abbiamo il controllo della situazione punto per punto, abbiamo tante volte il feedback dei ragazzi e possiamo renderci conto fin da subito se qualcuno ha più difficoltà nella lettura e nell'orientamento della mappa, in questo caso anche potendogli affiancare un compagno, una compagna o un insegnante che possa dargli un po' di supporto all'inizio. E questa attività fatta un punto alla volta è vantaggiosa anche per i ragazzi che hanno più insicurezza o difficoltà perché non si sentono, diciamo, dispersi in una moltitudine di punti, ma hanno un obiettivo molto semplice e raggiungibile e che eventualmente, anche se desse problemi, comunque possono subito tornare a confrontarsi con noi che siamo alla partenza. Che come si può poi articolare il seguito dell'attività raggiungendo più di un punto alla volta, quindi creando delle specie di ali di farfalla tipo punto 1, punto 8, punto 6 e ritorno, punto 5, punto 9, punto 10 e ritorno e così via. In questo modo, in un breve tempo, noi abbiamo tutto il gruppo che progressivamente va a raggiungere tutti i punti e completa l'intera sequenza. L'altro modo per affrontare la sequenza libera è fargliela proporre al gruppo di raggiungere tutti i punti nell'ordine che ciascuno sceglie, quindi non in ordine prestabilito, non in ordine sequenziale, magari appunto suddividendo i ragazzi attraverso il primo punto di partenza diversificato. Ora invece vediamo l'attività successiva che si può proporre, che è quella di una sequenza obbligata. Durante la sequenza obbligata, come vedete dalla mappa che vi ho riportato, dal punto di partenza
si segue l'ordine sequenziale dei punti, che viene indicato anche con una linea che li unisce uno dietro l'altro, e si raggiungono tutti in ordine fino al punto di arrivo. Questa sequenza obbligata che vedete qui nella slide è un po' articolata, come vedete ci sono 15 punti che sono tanti, ci sono alcuni incroci. Il suggerimento è lavorare sempre in modo graduale, quindi partire da sequenze brevi, composte da pochi punti e lineari, per poi arrivare a proposte sempre un po' più complesse o articolate. Oltre alla sequenza libera e alla sequenza obbligata, ci sono una serie di attività che noi possiamo fare e che hanno il vantaggio di poter essere svolte anche senza aver posato dei punti precedentemente. Il primo gioco si chiama Posa e Raccogli, si fa a coppie o piccoli gruppi e è finalizzato a potenziare la lettura fine della mappa e di fatto funziona in questo modo. A turno un gruppo o una coppia andrà a posare uno dei cartellini che abbiamo, cartellini plastificati di cui parlavo prima, in un punto concordato insieme a noi che conduciamo l'attività e segnato sulla mappa a penna. L'altro gruppo, l'altra coppia di bambini o ragazze, ragazzi, attende che il primo gruppo abbia finito la fase di posa per andare con la mappa col punto segnato a raccogliere il cartellino. In questo modo il primo gruppo dovrà cercare di posare correttamente il punto, il secondo gruppo farà un'operazione di controllo. E se il punto è correttamente posato, riuscirà a raccoglierlo e tornare indietro. Questa proposta poi può essere ripetuta invertendo i ruoli anche più e più volte a seconda dell'interesse e dell'entusiasmo dei ragazzi. Un'altra proposta, sempre abbastanza simile, è quella che si chiama Segui John. Si fa sempre a coppie o piccoli gruppi. In questo caso, oltre alla lettura fine della mappa, c'è anche un lavoro sull'attenzione. In questo gioco, Segui John, qualcuno, un gruppo o una persona sarà John della situazione. Chi è John decide un percorso da attraversare e nel quale condurre gli altri compagni all'interno del cortile. Percorso che a un certo punto termina su un punto. Questo punto viene stabilito da John del momento e arrivati al punto in cui John decide di fermarsi, il gruppo di bambini, bambine, ragazzi, ragazze che sta seguendo John dovrà essere in grado di decidere e definire in modo specifico in quale punto John si è fermato, andando a confrontarsi con John. E per poi invertire i ruoli e continuare appunto questo gioco sempre in forma alternata. Un'altra attività ancora che si può proporre è l'attività di bandiera orientistica. È il gioco che già conoscete e che si svolge a squadre. E in questo caso le capacità che vengono messe in gioco sono quelle di concentrarsi, ma anche di essere veloci e precisi nella lettura della mappa, perché quando il conduttore della bandiera chiama un numero, i ragazzi che hanno il rispettivo numero di ogni squadra raggiungono il conduttore e guardano sulla mappa uno dei punti che il conduttore indica, cercando di memorizzarlo e poi raggiungerlo in modo corretto nel minor tempo possibile. Il punto va alla squadra che nel minor tempo possibile raggiunge correttamente i punti segnati sulla mappa. Questi esercizi, giochi, attività si possono fare come intermezzo o in chiusura di attività nel cortile e possono essere molto, molto utili anche per lavorare in una formazione diversa dall'attività individuale classica con cui vengono proposte di solito le attività della sequenza libera e della sequenza obbligata. Che cosa dire adesso sulle proposte nel parco? E al parco, sostanzialmente, come vedrete anche dalle slide che farò scorrere,
io ho riportato esattamente la stessa progressione del cortile, con alcune variazioni chiaramente, ad esempio a partire dall'osservazione della mappa. Nel parco, quello che noi possiamo fare per rendere anche più interessante e interattiva la parte di osservazione iniziale, possiamo svolgerla attraverso una passeggiata guidata. E riconoscendo i simboli e gli oggetti rappresentati mano a mano che si incontrano. Questa passeggiata guidata può essere fatta anche a turno, facendo guidare il gruppo da una coppia o un piccolo gruppo di ragazzi e ragazze, in modo da renderli, protagonisti, coinvolti fin dall'inizio, e quindi conducendo, facendoci condurre da loro, passo dopo passo, a dei punti in cui non è necessario che ci sia nulla di posato. Durante questa passeggiata guidata, allo stesso tempo si può lavorare sull'orientamento della mappa in base ai punti di riferimento e quindi fare fin dal principio quell'attività di orientamento di cui abbiamo già parlato, per poi, come vedete, passare alle sequenze libere, le sequenze obbligate e i giochi che abbiamo appena raccontato anche senza l'uso di punti posati. Per quanto riguarda l'attrezzatura che possiamo utilizzare al parco nella posa dei percorsi, abbiamo l'imbarazzo della scelta. E ho indicato qua nella slide una classica lanterna da gara col punzone meccanico. Si possono utilizzare benissimo anche le lanternine piccole, quelle in formato 10x10 con il punzone, ma non è sbagliato nemmeno utilizzare i cartellini plastificati che abbiamo già utilizzato in cortile. E mi è capitato di utilizzarli tante volte anche in aree verdi più grandi del classico cortile. Chiaramente sono più difficili da vedere, ma per i ragazzi, le ragazze, soprattutto se li hanno già utilizzati a scuola, viene abbastanza naturale poi riutilizzarli senza porsi troppe domande. È chiaro che se sappiamo di utilizzare quel materiale perché non abbiamo a disposizione altro, sarà nostra cura magari scegliere dei punti non troppo difficili e che permettano al cartellino effettivamente di essere visibile. Che cosa si può fare al parco? Abbiamo detto, tutta la progressione che abbiamo visto in cortile è ugualmente valida. Faccio un piccolo focus sulla sequenza libera, soprattutto per rinforzare il consiglio nell'uso degli esercizi a stella per iniziare, proprio perché le distanze aumentano, la dimensione dello spazio cambia molto, quindi per i gruppi, le primissime volte è molto utile prendere confidenza progressivamente e quindi gli esercizi a stella, soprattutto individuando punti per iniziare che siano tutti più o meno vicini o comunque a vista, rende ai ragazzi l'attività più accessibile e va incontro anche a quelle che possono essere le persone più insicure che magari faticherebbero in una primissima attività a raggiungere un punto, come per esempio vediamo questo punto 7, che non è né a vista né particolarmente vicino al punto di partenza. Un'altra strategia che si può usare in mappe di aree verdi più grandi del cortile a cui siamo abituati è quello di individuare solo delle zone, quindi svolgere una prima sequenza libera che interessa solo questa area per poi utilizzare quest'altra zona in un secondo incontro o in un secondo momento dell'attività che stiamo programmando. E stesso discorso per quanto riguarda la sequenza obbligata. E vi ho riportato un percorso già parecchio articolato con una serie di punti 14 che partono da vicino e invece poi arrivano ai punti più lontani e distanti della zona che abbiamo a disposizione sulla mappa. Questo è sicuramente un percorso che non
non va proposto la prima volta che ci approcciamo a questo nuovo ambiente, ma che può essere molto interessante per concludere la progressione, soprattutto dopo aver preso confidenza con magari alcuni esercizi di sequenza libera, come abbiamo detto. E con questo io concludo questa parte. Vi rimando al video successivo per una serie di considerazioni su le principali criticità e possibili soluzioni che possiamo cercare di mettere in campo quando realizziamo queste attività e queste proposte di cui ho parlato. Per questo io intanto vi saluto e vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo video.